Combatteremo da leoni per difendere tutti voi. Anche con gli OGM, per esempio, non so se voi avete seguito, ma c'è la formazione di questa legge dove gli Stati Uniti e nazioni che già clonano gli animali li vogliono far portare qua in Italia. Non solo, la cosa è ancora più tragica, perché da questi animali clonati vorranno farne del cibo, cibo clonato. Infatti la legge si chiama cibo clonato, e produrre anche del latte, latte, mangimi e quant'altro clonato. Allora ragazzi, non ci sono studi seri fatti su questo argomento. Gli unici studi che hanno fatto sono su delle cavie di ratti per 12 mesi. Invece voi immaginatevi cosa vorrà dire mangiare del cibo clonato per anni e anni. Cosa succederà ai vostri figli a livello genetico del DNA? Quali mutazioni ci potranno essere? Quali verranno trasmesse al futuro? Non si sa, ma negli Stati Uniti se ne fregano, e quindi per fare del business lo vogliono imporre anche a noi e ai nostri figli. Bene, noi andremo negli Stati Uniti a Washington a fine mese a dire no, grazie, noi abbiamo le nostre eccellenze e su quelle vogliamo andare avanti, non ci potete imporre i vostri cibi senza nessuna ricerca scientifica seria. Sono anche andata all'EFSA, che è l'istituto che dovrebbe tutelare la sicurezza alimentare di tutti i cittadini. Bene, loro stessi l'hanno dichiarato in un report che non ci sono studi sufficienti per garantire la sicurezza alimentare in tutti voi. Ma allora perché questo non lo riportano? No, perché questo andrebbe contro gli interessi economici degli Stati Uniti e della Cina e di altre nazioni che già producono animali geneticamente modificati. Allora, noi in Europa siamo la sola voce che cercherà e sta cercando di tutelarvi, e combatteremo fino all'ultimo.